Così possiamo iniziare questa bellissima occasione, questa bellissima presentazione, ma non prima di aver ringraziato l'onorevole Wanda Ferro, che è il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, grazie di essere con noi, il prefetto Francesca Ferrandino, che è il capo dipartimento del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, quindi ringraziando il prefetto Ferrandino ringraziamo tutto il Dipartimento, e padre Alonso Longobardi, che è il viceparroco della chiesa qui che ci ospita, di Sant'Andrea delle Fratte, e che credo voglia rivolgervi una parola di saluto. Prego padre Alonso Longobardi, se ci può raggiungere. Non lo vedo. Eccolo. Ecco, io non la vedo perché ho queste potenti luci. Se vuole venire qui, le porgo un microfono. A lei. Grazie di averci ospitato. È collegato. Grazie tante. Buonasera a tutti. Do il benvenuto a tutti voi. A nome anche del parroco e rettore padre Giacomo D'Orta, che non è presente stasera e si trova in questo momento nelle nostre missioni in Africa in visita, e il viaggio era stato organizzato già da tempo. Voglio e colgo l'occasione di ringraziare innanzitutto il FEC e la sovrintendenza. Non l'abbiamo fatto e si doveva, perché negli ultimi anni qui ci sono stati dei restauri della cappella di Sant'Anna, l'affresco che vedete in alto della cupola, la falsa cupola, e del campanile. Si doveva fare un evento per mostrare tutto il restauro, però la pandemia ci ha bloccato. Io ringrazio di cuore, perché c'è una grande attenzione da parte del FEC e della sovrintendenza sulla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, e siamo certi che ci sarà sempre una grande attenzione. Vi ringrazio a tutti, vi do il benvenuto e vi auguro una buona serata. Grazie a lei, padre Alonso. Questo servirà. Allora, cari amici, il calendario 2023 del Fondo Edifici di Culto, come avete visto, è dedicato a un genio indiscusso, è Giovan Lorenzo Bernini. È stato tutto Giovan Lorenzo Bernini: scultore, architetto, pittore, scenografo. È uno dei più grandi artisti della nostra storia dell'arte, e la magnificenza delle sue opere ci lascia davvero stupiti anche oggi. Quello che adesso vi mostriamo è un calendario composto da 12 scatti serigrafati su un fondo oro, che sono stati commentati dal professor Francesco Petrucci e catturati dall'obiettivo di un maestro della fotografia d'arte quale Massimo Listri. Sono delle opere straordinarie e colossali quelle di Bernini, ma sono anche dei capolavori intensamente spirituali, quindi è un tributo a Bernini in linea con l'arte italiana, ma anche con il culto cattolico. Noi vogliamo partire proprio ascoltando il videomessaggio del Cardinale Gianfranco Ravasi, che è il Presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura. Prego la regia di mandare il videomessaggio. Desidero affacciarmi anch'io in questo incontro particolare, che già in altre occasioni ho avuto la possibilità di poter vedere, di potervi partecipare. Vorrei innanzitutto rivolgere il mio saluto a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltandomi, in maniera particolare le autorità che sono qui presenti. Il soggetto che è al centro di questo incontro è un calendario, e noi sappiamo quanto il fluire del tempo, la scansione del tempo, il gocciolare di una clessidra rappresentano in pratica l'esistenza umana. È la vera nostra pelle che ci avvolge, anzi qualcosa di più, è la nostra interiorità. E si è deciso perciò di poterlo rappresentare attraverso, nell'interno della storia, anche attraverso elementi artistici. Pensiamo per esempio nei libri d'ore a quelle vignette in calce, potremmo dire, che costellavano questi libri e che rappresentavano proprio i mesi dell'anno con le loro caratteristiche, soprattutto di tipo agricolo, di tipo meteorologico.
in quelle scenette minime rappresentate, dice la tradizione forse popolare, dipinte con estrema, queste miniature, con estrema delicatezza, attraverso pennelli, si diceva, fatti con capelli di donne bionde, quasi a rappresentare anche la bellezza già nello strumento. Ecco, ebbene, questa grande antica tradizione ora rivive, è rivissuta anche attraverso i calendari fotografici e ora in maniera particolare lo è già ormai da alcune edizioni con questo calendario del Fondo Edifici Culto, che è veramente, ha voluto proprio diventare quasi una sorta di emblema anche artistico, perché gli edifici del culto di proprietà dello Stato italiano sono in verità, il più delle volte, dei veri e propri capolavori artistici. In passato, io ricordo per esempio lo scorso anno, si era scelta la realtà fragile e delicata del vetro, le vetrate, e quindi la celebrazione della luce e del colore, due temi che sono sempre affascinanti dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista delle immagini, dal punto di vista quindi dell'arte. Quest'anno invece si è scelto, attraverso le sculture berniniane, si è voluto scegliere soprattutto una realtà molto più solida apparentemente, in verità, la scultura, le grandi sculture, la pelle quasi che hanno le statue che sono rappresentate, è calda, non è fredda come dovrebbe essere la pietra, è fremente persino, e lo vedremo proprio, lo si vede nella testimonianza, e qui passerei subito al soggetto che è al centro, al personaggio, all'attore, al protagonista che è Bernini. Bernini, Gian Lorenzo Bernini, è approdato a Roma e a Roma, venendo da Napoli, ha potuto quasi passare e trascorrere tutta la sua esistenza nella sua pienezza. E l'ha avuta soprattutto la pienezza, era la pienezza artistica e l'ha rappresentata ed è nell'immaginario di tutto lungo la sua lunga esistenza. Lui ha vissuto 82 anni, che per allora era sicuramente una parabola molto articolata. Ha voluto creare delle opere che sono rimaste inchiodate nella fantasia di tutti. Pensiamo soltanto che cosa significhi il colonnato di San Pietro, 248 colonne possenti, 140 statue e soprattutto quel simbolo, un simbolo straordinario, quello dell'abbraccio. Lui stesso confessava in un suo scritto che l'aveva fatto perché voleva rappresentare che la Basilica di San Pietro fosse aperta non soltanto ai cattolici, diceva, ma anche, col linguaggio del tempo, agli eretici, cioè ai protestanti. La riforma era allora da poco, era entrata anche sulla ribalta della storia. Oppure anche, diceva, alle persone che sono infedeli, cioè quelli che non hanno nessuna religione, ed è ciò che accade ancora adesso, perché quelle braccia accolgono evidentemente una folla continua, quotidiana, di decine di migliaia di persone in alcuni giorni, che portano con sé storie, religioni, esperienze molto diverse. Nella memoria di tutti c'è anche, se volete, la gloria del Bernini nell'interno della Basilica di San Pietro, che è per eccellenza la rappresentazione anche dello splendore barocco, dello splendore del mistero della trascendenza. Pensiamo che cosa significhi il baldacchino dell'altare della confessione o la grandiosa teofania dello Spirito Santo nell'altare della cattedra. Quindi Bernini è per tutti qualcosa che è sicuramente incastonato nel pensiero e nella memoria, ma ci sono, ed è questo il grande valore di questo calendario, c'è l'invito a far sì che si scopre anche tutto il resto di Bernini,
A Roma ha lasciato una traccia assolutamente unica, molteplice, in luoghi molto diversi. Ed è bellissimo anche il titolo che è stato scelto per indicare, attraverso l'opera straordinaria del fotografo, il titolo è stato significativo, Itinerari Berniniani. E questo deve essere un po' anche il percorso che si dovrà seguire attraverso questo calendario, ma poi anche attraverso l'ingresso proprio in questi luoghi, in questi templi di Roma, nell'interno di tutto ciò, della sua eredità. E io qui a questo punto vorrei ricordare soprattutto un esempio che anche nel saggio che io ho introdotto nell'interno di questo calendario, intitolandolo Bernini Mistico, non dimentichiamo che Bernini era un forte credente. Era stato istruito, educato, formato spiritualmente dai gesuiti. Dimostra chiaramente, lo afferma anche, di aver seguito gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, il fondatore dei gesuiti. Ebbene, nell'interno di questo Bernini mistico, oltre a tutti gli altri esempi che lì vengono portati, io ho scelto in maniera particolare l'estasi di Santa Teresa del Bernini, che si trova nell'interno della chiesa di Santa Maria della Vittoria, a poca distanza dalla stazione Termini, quindi nel cuore di Roma. È stato curioso anche un fatto autobiografico che vorrei ricordare, perché abbiamo voluto, dato che tengo anche questa esperienza nell'interno della comunicazione contemporanea, ho voluto dedicare a questa chiesa come luogo dello spirito, ogni tanto faccio attraverso il tweet. Ho voluto dedicarlo proprio a questa chiesa e ho registrato un fatto che molti romani anche ignorano questo gioiello assoluto che è l'estasi di Santa Teresa, di cui non si deve dire poi tanto, la si deve contemplare, perché lui ha trascritto in maniera viva nella pietra vivente, nel marmo vivente, ha trascritto una pagina dell'autobiografia di Santa Teresa, in cui Santa Teresa diceva di aver visto, di aver avuto la visione di questo giovane bellissimo, un angelo, con una freccia incandescente nella punta che la colpiva. Ed era appunto l'esperienza mistica. Noi sappiamo che nella tradizione mistica la simbolica dell'eros diventa una delle componenti tipiche sulla base del Cantico dei Cantici, che era riletto non più soltanto come l'amore tra lui e lei, ma come l'amore tra Dio e l'anima. Ed è in questa luce che Bernini rappresenta l'angelo come un cupido che sta trapassando, che lancia la freccia, che colpisce questa Teresa d'Avila che è abbandonata nell'ebbrezza dell'eros dello spirito, che è abbandonata nell'estasi, come è appunto il titolo, mentre attorno i committenti della famiglia Cornaro assistono quasi come a un teatro, a una rappresentazione sacra, drammatica. Ed è in questa luce che allora io ho voluto ricordare in particolare questa testimonianza che è presente anche nell'interno del calendario, come quella altrettanto affascinante della beata Albertoni, che è a San Francesco in Ripa, che è abbandonata anch'essa, ma in questo caso all'incrocio tra la sua anima e le mani di Dio che la raccolgono nella morte per l'abbraccio finale. Questo era la testimonianza che volevo dare della bellezza e della felice scelta che è stata fatta con questo calendario, e vorrei sempre ricordare e concludere con le parole che ha lasciato quel grande pittore che è stato Paul Klee, il quale diceva: l'arte non rappresenta il visibile, ma l'invisibile che è nel visibile. E Hermann Hesse, quasi continuando in una maniera più esplicita questa dichiarazione, affermava nella sua opera Wagner und Klein, scriveva questa definizione: arte, due punti, invisibile.
in ogni cosa riuscire a vedere Dio, cioè la trascendenza e il mistero. Ringraziamo il Cardinal Ravasi. Allora, Eichschmidt è il direttore delle Gallerie degli Uffizi, ma è anche il presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Edifici del Culto. Allora, Schmidt, Bernini è l'esaltazione dello spirito religioso, proprio della religiosità fisicamente rappresentata, come ci ha ben ricordato il Cardinal Ravasi, ma oggi l'arte non sembra più rappresentare storie, personaggi, miti o virtù o vizi. Quindi quelle potenti immagini scolpite che Bernini affida all'eternità sono solo passato? Mai più un Bernini? Allora, mai più un Bernini? Probabilmente sì, perché Bernini era unico nella sua individualità, mai più un Bernini nel senso di un'arte che proprio coinvolge i spettatori, e non solo i spettatori individuali, ma proprio la comunità, come in questo caso. La prima cosa che si vede, e non soltanto grazie all'illuminotecnica, sono questi due angeli più grandi del naturale, colossali veramente, statue colossali come nell'antica Roma, ma all'interno di un edificio, non all'esterno, e ancora di più, come diceva appena il Cardinal Ravasi, cioè si scorge quello che non è del nostro mondo in queste sculture, ciò, e si scorge l'invisibile nel visibile. L'invisibile nel visibile, e si scorge senz'altro già nel movimento dei paneggi. Questo tutti lo impariamo a scuola o all'università, oppure comunque da interessati, che questo l'arte che unisce le varie forme dello spazio tra architettura e scultura, questo è senz'altro caratteristico del Bernini. Ma c'è un'altra cosa per cui è famoso, e anche questo non è stato raggiunto più dal 600 in poi, chissà se qualcuno in futuro lo raggiungerà, ma questo non importa. Quello che importa è che nella sua ritrattistica è noto soprattutto per rendere i visi umani vivi, e questo ha raggiunto un livello unico al mondo. Però ora guardiamo questi visi di questi due angeli. Qui vediamo una vivacità che direi che va ancora oltre il ritratto, oltre quello che si può ritrarre in un essere umano. Sono vivi, ma sono più che vivi. Questi sono visi proprio che conducono verso il divino, perché è proprio il divino che emerge. Sono angeli, appunto, non sono esseri umani, e che sono a loro volta toccati dalla luce divina, effettivamente. Quindi emettono la luce divina nel loro leggero sorriso, qualcosa che abbiamo talvolta già nella scultura gotica, però di rado. Nessuno l'ha reso in maniera così convincente, così immersivo anche come il Bernini. Senz'altro oggigiorno non è tanto nella scultura astratta che gli artisti dei nostri giorni lo cercano di raggiungere, però in altre forme dell'arte, in particolare nelle grandi forme narrative che abbiamo, che sono il cinema e le serie oramai in streaming o in televisione. Cioè qui si cerca di raggiungere certi ideali dell'arte figurativa del passato, che comunque sono insuperati. Qui c'è proprio il genius loci del Bernini. Era qui a pochi metri di distanza che visse il Bernini, e quindi siamo proprio al punto ideale per partire per questo viaggio con Bernini, oppure per riprendere questo viaggio con Bernini, che poi ci accompagnerà con il calendario l'anno prossimo. Ora, venendo da Firenze, naturalmente avrei una prospettiva cronologica. Mi ricorderei che il padre
del Bernini. Pietro era proprio originario di Firenze, da lì andò a Napoli da fiorentino. Mi ricordo senz'altro che proprio agli Uffizi abbiamo una delle prime opere, il San Lorenzo sulla graticola, scolpito nel 1617, quindi qui invece l'opera matura, e quindi questo è da fiorentino naturalmente. Mi ricordo anche che il fotografo, che in maniera così convincente riesce a interpretare l'opera tridimensionale del Bernino e del Bernini, il maestro Massimo Listro, e fiorentino, e quindi qui abbiamo delle redazioni che vanno ben oltre Roma. Tuttavia credo che questi due angeli con le armi a Cristi, che proteggono lo spazio sacrale, ma al contempo danno proprio un'idea umana di quello che ci aspetterà e che ci aspetterà ogni anno nel ciclo liturgico, naturalmente, ma per quello che ci aspetterà davvero il giorno dell'ultimo giudizio. Quello loro due ci danno proprio l'idea precisa. Grazie, grazie Eichschmidt. Il professor Francesco Petrucci è l'autore dei commenti ai 12 scatti del calendario. Allora, professor Petrucci, che tracce ha lasciato Bernini nella storia dell'arte, soprattutto negli artisti che vengono dopo di lui? E anche io le vorrei chiedere, esiste qualche contemporaneo che può, almeno diciamo, nella grandiosità, essere associato a quel maestro? Bernini è stato sicuramente un grande genio, e ha avuto però la fortuna di avere dei grandi committenti, perché un grande artista lo è per sua predisposizione, per gli studi che fa, ma poi senza l'aiuto dei grandi committenti poi non è possibile creare nulla. Questi angeli fanno parte di un ciclo, quello di Ponte Sant'Angelo, ma se noi pensiamo al colonnato di San Pietro, pensiamo alla cattedra, pensiamo a tutte le opere che Bernini ha lasciato qui a Roma, dietro c'erano dei grandi committenti. Quindi anche oggi sicuramente ci sono degli artisti di talento, in giro per il mondo ci saranno dei talenti, però ci vuole anche chi li sostiene, chi li protegge. Diciamo che lo Stato potrebbe sostituire questi grandi committenti che c'erano nel passato, che erano anche dei sovrani, perché questi papi erano il Papa Re, quindi governavano uno Stato, però c'erano anche principi, c'erano cardinali, e tutti proteggevano le arti, proteggevano la pittura, la scultura, l'architettura, la musica, perché evidentemente erano convinti che la prova più palese dell'esistenza di Dio è proprio l'arte. La ringrazio, professore. Vuole dirci qualcosa sulle 12 schede che lei ha curato? Diciamo che Bernini ha avuto la fortuna di avere la prima vera biografia, che è alle caratteristiche di una monografia proprio nel senso contemporaneo, perché non c'è soltanto la vita del Bernini e le opere, ma c'è l'elenco di tutto quello che lui ha fatto diviso per generi. Quindi ha avuto un'enorme fortuna. Solo Michelangelo col Condivi però era più un'apologia piena anche di esagerazioni, mentre questa biografia, pubblicata soltanto sempre a Firenze, 2 anni dopo la morte del Bernini nel 1682 da Baldinucci, è veramente straordinaria. Vita del cavalier Giovanna Lorenzo Bernini, scultore, architetto, pittore. Quindi già c'è nel titolo qualcosa di programmatico. Ma non è soltanto questo, perché poi leggendo il libro e guardando le opere del Bernini, la sua capacità è stata quella di fondere in una stessa opera la pittura, la scultura e l'architettura.
cioè le sue pitture sono scultorie, le sue sculture sono pittoriche, i suoi apparati, che è difficile anche definirli, perché il baldacchino che cos'è? Architettura, scultura, la fontana dei fiumi che cos'è? È difficile inquadrarli in una tipologia. Sono forse, oggi noi li potremmo definire degli allestimenti permanenti. Ecco, in queste sue opere Bernini fondeva in maniera organica tutte le arti. Anche Bernini è stato anche designer, si ha disegnato mobili ad Ariccia, di cui io mi occupo, ci sono dei tavoli disegnati da Bernini, i cornici, carrozze, apparati effimeri per la festa. Era un uomo di teatro, scriveva commedie, recitava, era impresario, era tutto, faceva tutto. E diciamo, ecco, quando noi vediamo le opere del Bernini bisogna considerare questo aspetto, cioè le opere vanno viste non singolarmente ma in uno spazio relazionale con la città. Cioè queste opere noi le ammiriamo per la superba qualità dell'esecuzione, però dobbiamo pensare sempre al ponte Sant'Angelo. Ci sono questi angeli che è una mesta, triste danza, perché questi angeli stanno danzando, si muovono sul ponte, e questo è un percorso mistico, un percorso salvifico che poi ci porterà allo spazio del colonnato con Cristo risorto al centro, tutti gli apostoli, tutti i santi, quindi il trionfo della Chiesa. Quindi l'esempio di Cristo è un esempio da seguire per tutti i fedeli. Grazie, grazie professor Petrucci. E veniamo a un altro grande professore, Claudio Strinati, storico dell'arte, grande amico. Allora, Roma non sarebbe la stessa, no, senza Bernini. Allora, qual è il filo rosso, Strinati, se esiste, che collega le opere di Bernini nei luoghi di culto? Effettivamente sì, questo è giusto. Ed è quello che ha detto Sua Eminenza Ravasi. Cioè Ravasi ha, nelle sue parole, ha messo in evidenza il fatto che ci sono alcune opere care alla sua mente, alla sua coscienza, perché gli dice, e penso abbia perfettamente ragione, che sono potentemente comunicative, cioè comunicano il commento che ha fatto per esempio alla statua di Santa Teresa, è molto interessante, cioè lui dice, in effetti tutti gli studiosi, prego tenere il microfono, sì, più chiedo vicino. Scusa, tutti gli studiosi lo hanno verificato, dice che quella scultura comunica qualche cosa di estremamente coinvolgente, l'estasi appunto. E effettivamente Bernini, nell'eseguire le sue opere, e mi si permetta di rimarcare che la pubblicazione che il FEC oggi presenta è proprio ispirata a questo concetto, cioè l'itinerario, come ha detto Sua Eminenza, e che è poi riflesso nelle pagine del libro, del calendario che viene pubblicato oggi, e cioè come tanti focus sulla città, di cui quello che abbiamo davanti agli occhi è un esempio per claro. Cioè queste sculture parlano a tutti, sia ai grandi dotti che hanno letto i sacri testi, capiscono il significato, ma poi veramente al popolo cristiano. Anzi, queste sculture sono proprio il popolo cristiano, cioè sono delle presenze vive all'interno, ma anche all'esterno. Questi, i due angeli qui, erano destinati, come sapete, alla sequenza dei 10 angeli del Ponte Sant'Angelo, che il Bernini ha progettato e poi ha fatto eseguire dai suoi discepoli, ma due di questi angeli li fece lui di sua mano, ed eccoli qui, perché il Papa, è vero che li commissionò Clemente IX,
li trovò, questo almeno dice la leggenda, talmente belli che non volle che venissero messi sul ponte, ma che se ne dovessero fare delle repliche, per così dire, dagli allievi, quelle da mettere sul ponte, queste invece da conservare gelosamente. Poi le opere sono rimaste nella famiglia del Bernini e gli eredi le hanno depositate, per così dire, le hanno portate qui in questa chiesa, e in effetti sono due presenze appunto parlanti, come tutte le opere del Bernini. Quindi in effetti il filo rosso che unisce tutte queste opere effettivamente eccelse è proprio quello che noi oggi chiamiamo la comunicazione. È un grandissimo comunicatore, coinvolgente e commovente. Grazie professor Strinati, grazie mille. Abbiamo un'altra testimonianza, purtroppo non può essere qui con noi, ma ci ha mandato un messaggio l'architetto Paolo Portoghesi. Scuso con i presenti di non essere dal vivo, ma purtroppo per ragioni di salute ho dovuto rinunciare. Devo dire che ho visto però i risultati di questo lavoro che è stato fatto a gloria di Bernini, che certamente è un artista straordinario che merita di essere sempre meglio illustrato nella ricchezza delle sue opere. È un artista che, diciamo, unisce caratteristiche molto raramente sono presenti nella stessa persona. Non solo è quell'eccellente scultore, e lo era fin da ragazzo, diciamo, ma è stato anche un architetto di grande qualità, è stato un pittore e, cosa da non trascurare, è stato un uomo di teatro. Infatti è attraverso il teatro che lui ha sviluppato la sua strategia sociale, che gli ha permesso di diventare il dominatore della cultura romana per un periodo molto lungo. Ecco, ha visto quindi nascere e tramontare altre stelle, e lui ha continuato a brillare fino a un'età notevole, 82 anni, allora era un vivere a lungo. Ecco, quindi, diciamo, sono grato al Ministero dell'Interno e alla signora che ha curato questa iniziativa, perché i risultati sono veramente splendidi. Sono un esempio di come in Italia si riescano a stampare libri di una qualità che è molto raro vedere ormai nel resto del mondo. Effettivamente la tipografia ha fatto dei grandi passi avanti, ma questi calendari e libri sono, come dire, pensati con una finezza, un'eleganza che ha appunto qualcosa di femminile, giustificato dal fatto che è stata appunto una donna a occuparsi di questo. Naturalmente Bernini, che non era affatto insensibile alla bellezza femminile, che anzi ha passato i primi anni della sua vita come uno scapestrato, finché Urbano VIII non lo ha stimolato a sposarsi, proprio per smettere quegli aspetti del suo carattere violento, che poi invece col tempo si sono trasformati in una grande saggezza e anche in una pietas, perché noi sappiamo che negli ultimi anni della sua vita lui si è tutto dedicato all'idea della buona morte. Quindi Bernini è un personaggio di una ricchezza straordinaria, proprio perché contraddizioni che si vedono nella sua vita. Bernini, dicevo, è stato il dominatore della cultura romana. Lui ha dettato legge anche in cose realizzate da altri e ha, come dire, suggerito a degli altri artisti, come Bacciccia, per esempio, Gian Battista Gaulli,
un modo di dipingere che corrisponde in pieno alla sua idea di rappresentazione totale, cioè un spettacolo in cui pittura, scultura, architettura e io penso anche musica sono, come dire, fuse in una unica immagine. Questo, in fondo, è l'eredità forse più importante di Bernini, quello che i tedeschi chiamano Gesamtkunstwerk, appunto un'opera d'arte totale. Quindi, diciamo, questo libro mette benissimo in evidenza queste qualità di Bernini, che sono non solo qualità di un artista figurativo, ma anche di un regista, cioè è un personaggio abituato a dominare dettando legge anche ai suoi allievi, ai suoi amici, eccetera. Naturalmente anche assorbendo, per esempio, sicuramente lui ha assorbito da Francesco Borromini nei primi anni della sua attività, ha assorbito moltissimo, accettando il principio che la linea curva era ancora un mondo da scoprire. E in effetti, diciamo, se le prime opere di Bernini sono rigidamente ancora manieristiche, dall'altare di San Pietro, del baldacchino di San Pietro in poi, la curva diventa uno degli strumenti fondamentali. E quando progetterà il Louvre, Bernini si ricorderà dei progetti di Borromini per San Paolo fuori le mura. Quindi, diciamo, abbiamo, come dire, due protagonisti che sono diventati acerrimi rivali, ma che in fondo hanno lavorato insieme e ognuno ha esercitato sull'altro un'influenza profonda. Va rilevato, rispetto, diciamo, alla bellezza di questo calendario e del libro, quanto, diciamo, si debba riconoscere merito al fondo Q del Ministero dell'Interno, che effettivamente svolge una funzione importantissima di conservazione e di tutela di un patrimonio di una bellezza, di un valore inestimabile. E lo fa evidentemente con entusiasmo e con coscienza di causa, come appunto ha dimostrato da questa splendida rassegna di attività che si celebra oggi qui tutti insieme. Grazie anche all'architetto Portoghesi. Dietro a questa magnifica pubblicazione, il libro è stupendo, altrettanto meraviglioso è il calendario, c'è un sostegno molto importante, c'è il sostegno del gruppo Ferrovie dello Stato e di Aeroporti di Roma. Infatti queste immagini del calendario accompagneranno i viaggiatori nelle sale dell'alta velocità e a bordo dei treni e anche agli arrivi, alle partenze dei terminal degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Ciampino per un viaggio, possiamo dire, nelle profondità della cultura italiana. Allora, Claudio De Vincenti è il presidente di Aeroporti di Roma. Come pensate di infiltrare la grande bellezza italiana nella vita così un po' frenetica di tutti i giorni? Devo dire che intanto per noi è stato molto bello collaborare con il fondo degli edifici di culto nel dare una mano, insomma, a questa pubblicazione così bella, curata da persone di altissimo livello. Noi siamo, non è del tutto nuovo per Aeroporti di Roma avere a che fare con il mondo dell'arte, però permettetemi prima di arrivare a questo punto, anzi vorrei dire che è una delle caratteristiche dell'aeroporto Leonardo da Vinci, però prima di arrivare a questo punto mi piacerebbe un attimo, perché dà forse aiuta a capire qual è il rapporto con Aeroporti di Roma, ripercorrere brevemente la mia esperienza di cittadino di Roma, romano, fin da bambino, perché io ho avuto molto a che fare semplicemente da fruitore e assolutamente senza alcuna competenza particolare, però proprio con Bernini, da
da ragazzo amavo fare passeggiate per conoscere la mia città, perché poi è un po' buffo, ma spesso conosciamo meglio le altre città che non la nostra. E così giravo e in questi giri incappavo in tante cose di Bernini. Da Santa Maria del Popolo, ovviamente il colonnato di San Pietro, la Estasi Santa Teresa e in particolare la chiesa che più amavo, che era Sant'Andrea al Quirinale, una piccola chiesa dove trovavo, non so, c'era un raccoglimento particolare e un senso di essere proprio nel cuore di una città. E la cosa che mi colpiva in qualche modo era, sì, abbiamo parlato molto della spiritualità, ma anche di quanto sia nell'architettura che nella scultura di Bernini sentivo l'aspetto terreno, cioè, come dire, lo diceva prima Ravasi, questa carne delle statue è vibrante. L'estasi di Santa Teresa, faceva anche riferimento il cardinale agli aspetti, come dire, di simbologia erotica. E questa è una caratteristica fortissima di Roma, che io ho sempre vissuto molto, cioè la combinazione di spiritualità e aspetto terreno della città. E la voglia da questo, diciamo in questo, di trovare poi una particolarità forte della città, della nostra città. Cosa c'entra con Aeroporti di Roma? C'entra col fatto che da questa specificità romana Bernini ha parlato al mondo e, come dire, da una caratteristica tipicamente romana è riuscito a trovare il linguaggio per essere, diciamo, un artista universale. Aeroporti di Roma è la porta di Roma e dell'Italia sul mondo e quindi in qualche modo deve promuovere l'universalità di questa città, fa parte del compito di una struttura di questo genere. E dicevo prima, non è la prima volta che abbiamo, come dire, un rapporto con il mondo dell'arte, sarete passati, spero, da Fiumicino. Negli ultimi mesi avrete visto al T1 sono esposte alcune sculture e affreschi molto belli del Parco Archeologico di Ostia Antica. Al T3 ci sono, oltre che opere anche lì di Ostia Antica, ma poi ci sono opere di artisti contemporanei, internazionali, che hanno vinto, diciamo, il bando che facemmo per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci nel 2019. E poi io mi permetto di dire che un po' tutto l'aeroporto, adesso io non voglio dire, perché non me la sento di dire che è un'opera d'arte, non vorrei esagerare, però credo che possiamo dire, perché non lo diciamo noi, ma ci viene detto dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti, siamo il più bello aeroporto, oltre che il miglior aeroporto in Europa, da circa 5 anni a questa parte. Io credo che anche quella sia, beh, quella è architettura. Ecco, se siete passati dal nuovo Molo A al Terminal 1, quella volta del nuovo Molo A, poi, ripeto, parlo da profano, però credo che sia veramente una cosa molto bella. Ed è il modo con cui Aeroporti di Roma cerca di svolgere questa funzione di collegamento tra Roma, l'Italia e il mondo. Bernini è stato quello che in qualche modo ci ha anticipati di parecchio tempo in modo straordinario, facendo della peculiarità di Roma un messaggio per tutto il mondo mondiale. Grazie De Vincenti, grazie mille. Sì. Sì.
Si ritorna quindi a questo grande ruolo di comunicatore, e anche Ferrovie dello Stato segue questa stessa linea. Con noi c'è Olivia Tassara, che è la responsabile eventi e sponsorizzazioni delle Ferrovie dello Stato. Allora, qual è il vostro progetto? Grazie Cesare, buonasera a tutti. Io sarò audace come il presente, perché ha detto che forse era troppo paragonare l'aeroporto a una grande opera d'arte, un grande capolavoro. Io oserei dire che talvolta anche le nostre stazioni sono dei capolavori, sono la firma di grandissimi architetti, e noi le stiamo cercando di aprire sempre più alle persone, ai cittadini, per farle vivere, per raccontare lì mostre, percorsi, contenuti, ospitare interlocuzioni, panel, convegni. Quindi anche noi ci stiamo aprendo molto a questo. Ferrovie dello Stato Italiane è radicata sul territorio, è una storia che va oltre il secolo, e diciamo che ha un po' una missione di essere vicino alla cultura, perché crede fermamente che la cultura sia, non solo per un'operazione di vicinanza teorica, ma proprio perché la cultura è promotrice di crescita, di sviluppo, e quindi per questo vuole essere vicino alla cultura, lo è con tante iniziative, lo è sempre stata, lo è ancora di più in questo periodo, perché ci crediamo veramente tantissimo. Noi è il secondo anno consecutivo che accompagniamo questo viaggio, l'abbiamo chiamato In viaggio con l'arte lo scorso anno, quest'anno è diventato In viaggio con Bernini, e quello che vorremmo fare attraverso il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è, diceva poc'anzi il Cardinal Ravasi, ci sono tanti romani che questi capolavori non li conoscono. Io sono romana, alcuni per fortuna li conosco, altri mi lasciano ancora ammirata e basita, e quindi noi questo vorremmo fare, cioè vorremmo cercare di portare l'arte a chi magari non si riesce a fermare, non si sa fermare. Come lo facciamo? Attraverso queste immagini che saranno in tutte le lounge delle principali città italiane per tanti mesi. Quindi lo scorso anno già l'abbiamo fatto, siamo rimasti molto contenti, abbiamo avuto un'ottima risposta, e quest'anno abbiamo alzato ancora il tiro, abbiamo detto cerchiamo di esserci per più tempo, quindi ci saremo per più tempo, per più mesi, proprio nei mesi in cui i viaggiatori si spostano di più, quelli invernali, ancora quelli estivi, quindi abbiamo cercato di cogliere proprio quei momenti di maggiore movimento. E poi saranno nelle sale dell'alta velocità e saranno sui monitor di bordo. Quindi chi non ha modo di apprezzare tutto questo lo potrà fare, e magari invece potrà anche prendere un treno o altri mezzi, ma noi diciamo il treno, potrà prendere solo il treno, perché il treno è il mezzo più sostenibile per eccellenza, e la sostenibilità è un'altra nostra, diciamo, matrice, quindi potrà prendere un treno, magari vederli. Quindi per il secondo anno siamo con il FEC, siamo molto orgogliosi di fare parte di questo progetto, e siamo pronti, appunto è stato già espresso, no, questo concetto di viaggio, di percorso, di crescita, questo vuole essere, e appunto ci siamo di nuovo. Ed è solo l'inizio, grazie anche a te Olivia. Grazie. Tassara. Allora, no, vogliamo ricevere qui sul palco il sottosegretario all'interno, l'onorevole Wanda Ferro, ecco, benvenuta, grazie. Ci parla un po' di questo progetto, ma anche magari di quello che verrà, immagino che sia solo un inizio. Buonasera a tutti, intanto grazie per una presenza importante, grazie a tutti coloro che ci hanno insomma introdotto in questo viaggio con Bernini. Un grazie lo devo ovviamente al Ministro Piantedosi, a quella meravigliosa struttura del Ministero dell'Interno con il Prefetto Ferrandino, il Prefetto Gallo, che hanno ancora una volta, devo dire nel corso degli anni, io sono nuova quindi anche molto emozionata a questa esperienza come delegata al FEC, dimostrato del grande patrimonio, insomma della grande bellezza che questo paese è, una grande bellezza che per quanto grande è anche molto, devo dire, in qualche modo importante da tutelare, da tenere come quel patrimonio che nessuno ci potrà imitare, e questo ovviamente anche attraverso i partner che consentiranno aeroporti di Roma, Ferrovie dello Stato, in tutti gli scali, in tutte le stazioni, di far conoscere la grande bellezza di questo paese. Una bellezza che vede per la prima volta anche un impegno importantissimo di risorse attraverso un bando che vedrà
la possibilità di 308 interventi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, credo mai una cifra così importante stanziata di 297 milioni di euro che servirà al patrimonio italiano, quello delle grandi città, che servirà ai piccoli comuni, che servirà a mantenere, devo dire, questo prezioso e importante strumento. Oggi, quando mi è stato donato il calendario e il libro, ho parlato un po' di quel percorso che credo riguardi un'opera d'arte, riguardi quel libro che viene raccontato dal Cardinale Ravasi rispetto al Bernini dal punto di vista mistico, da chi è intervenuto come ovviamente portoghesi rispetto alla progettazione, chi come voi ha saputo dare le giuste interpretazioni di queste opere vive e immortali. Io credo che sia la possibilità nella scadenza del tempo, in quel tempo veloce in cui viviamo, di poter raccontare, di poter lasciare attraverso queste opere, il libro e il calendario, credo un testimone molto importante. Ma sa qual è il testimone che credo tutti quanti, ognuno per la loro parte, hanno dimostrato e che spero lo continui a fare anche lo Stato? Sarebbe bella quella proposta dell'investimento da parte dello Stato, di grandi committenti, perché insomma io credo che sia l'unico vero ascensore sociale, sia quello che migliora la qualità nostra, la qualità dei nostri giovani. E credo che alla fine, insomma, oggi siamo qua a presentare questo magnifico prodotto che diventa arte allo stato puro, perché ognuno di noi, ognuno di voi ci ha messo dentro quello che fa dell'arte un qualcosa di reale e vero, di immortale, che è la mano, la mente e il cuore. Grazie. Grazie, grazie a lei. Vuole stare ancora un momento qua? No? Perché vogliamo leggere questo messaggio del ministro, eh? Va bene. Allora, il ministro dell'Interno è stato chiamato a Napoli per impegni irrinunciabili e ci ha lasciato questo messaggio che vi leggo. Improvvisi impegni istituzionali mi impediscono di partecipare all'evento di presentazione di due pubblicazioni davvero uniche che arricchiscono il percorso intrapreso dal Fondo Edifici di Culto per la valorizzazione del proprio eccezionale patrimonio artistico. Tra l'altro, una domanda, ma si è mai quantificato il valore di questo patrimonio artistico? Più di 8... no, non ce l'ha... Nessuno ha una risposta a questo, non si sa, è inestimabile. Ringrazio gli autorevoli relatori, massimi studiosi delle opere del Bernini, per i contributi di grande pregio che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa editoriale. Approfondimenti che ci consentono di cogliere in tutti i molteplici aspetti la personalità straordinaria di Gian Lorenzo Bernini, il significato religioso e artistico delle sue opere, il loro carattere straordinariamente innovativo. È un doveroso omaggio ad un protagonista assoluto dell'arte seicentesca che, raccogliendo il testimone di una tradizione illustre, seppe, grazie a non comuni capacità, realizzare la propria ispirazione in piena autonomia, affermando la libertà dell'arte da ogni condizionamento. Un particolare applauso va a Massimo Listri, le cui magnifiche fotografie accompagnano mirabilmente le analisi storico-artistiche e rivelano particolari inediti delle sculture. Desidero poi rivolgere un doveroso ringraziamento ad Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato. Il loro fattivo supporto consentirà di promuovere il progetto editoriale, dando la massima diffusione a immagini che costituiscono la migliore rappresentazione della bellezza e dell'arte del nostro Paese. Il calendario e il volume ci proiettano in un meraviglioso itinerario attraverso le chiese di Roma che ospitano i capolavori del Bernini. Un percorso ideale che assolve non soltanto una funzione divulgativa delle opere del maestro del barocco, ma esalta e valorizza l'immenso patrimonio del FEC. Opere che sono motivo d'orgoglio per il nostro Paese, in quanto parte costitutiva dell'identità culturale italiana, che nelle grandi città come nei piccoli centri contribuiscono a formare il tessuto connettivo delle comunità. La tutela di tali beni rappresenta una sfida complessa e affascinante che il FEC assicura con professionalità e attenzione, avvalendosi dei proficui rapporti di collaborazione con gli enti ecclesiastici.
Sono convinto che la salvaguardia e la promozione di queste ricchezze inestimabili rappresenti un fattore decisivo per la crescita economica e lo sviluppo dei territori. Proprio in quest'ottica, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, come ci ricordava il Sottosegretario, destina considerevoli investimenti per la conservazione e il restauro delle opere del FEC, finanziando con oltre 270 milioni di euro un totale di 308 interventi, di cui più del 60% sono nel Mezzogiorno. Possiamo aggiungere, credo, a cominciare da Santa Chiara, se non sbaglio, vero Schmidt? Si tratta di un impegno che va oltre la pur fondamentale funzione di tutela e salvaguardia per assumere un rilievo più ampio, strettamente correlato alla missione di promozione della coesione sociale cui l'amministrazione dell'interno è chiamata. In questo senso desidero sottolineare un'altra meritoria iniziativa promossa dal Fondo Edifici di Culto. Grazie a una recente intesa con i Ministeri della Giustizia e della Cultura saranno infatti resi disponibili beni per la realizzazione di attività di sostegno e il recupero di ragazzi disagiati provenienti dai circuiti penali minorili. Arte e bellezza si trasformano in tal modo in potenti strumenti educativi per sottrarre i giovani al richiamo della criminalità, aprendoli alla conoscenza della cultura del territorio in cui vivono e offrendo loro opportunità e prospettive nuove. Il linguaggio dell'arte, in grado, come le opere di Bernini, di diffondere messaggi universali, può trovare così compimento in azioni di alto significato morale e civile a beneficio della comunità. Rinnovo dunque il mio apprezzamento per questo pregevole progetto editoriale e rivolgo i più sentiti auguri per le prossime festività, ricordando l'appuntamento del prossimo 16 dicembre presso Santa Maria in Araceli per il tradizionale concerto natalizio. Matteo Piantedosi. Allora, prima di salutarci, desidero ringraziare ancora, un particolare ringraziamento va a Massimo Listri, fotografo che ha sostenuto il progetto per l'arte e le bellezze del nostro paese. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Maria Grazia Bernardini, che ha dato un enorme contributo per la stesura dei testi presenti nel volume grazie alla sua competenza scientifica. A Mauro Cohen, fotografo delle opere d'arte. E non ultimo a Luigi Contin, pilota Red Tech, per il contributo che ha dato per le fotografie realizzate attraverso l'utilizzo dei droni. Sfogliando il libro ne vedrete di magnifiche. Ancora un ringraziamento ai qui presenti, a Eich Schmidt, del direttore delle Gallerie degli Uffizi, al professor Francesco Petrucci, conservatore anche di Palazzo Chigi in Ariccia, allo storico dell'arte Claudio Strinati, al presidente di Aeroporti di Roma Claudio De Vincenti e alla responsabile eventi e sponsorizzazione di Ferrovie dello Stato Olivia Tassara. Grazie a voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata.